perché praticamente ogni cittadino può chiedere e ha diritto di sapere lo stato di salute del proprio territorio. Al Ministro dell'Ambiente, della Sanità, dell'Interno, al signor Ministro delle Politiche Agricole, altro che politiche agricole, con la loro data, con la loro spazzatura, oggetto richiesta di documenti inerenti a questioni di interesse ambientale, in accordo con la direttiva CE concernente la libertà di accesso a informazioni ambientali, decreto legislativo numero 39 del 24/2/97, leggi 49/86, 241/90, 142/90. I sottoscritti, cittadini, studenti, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, in applicazione della direttiva in oggetto e delle leggi suindicate, nel rispetto del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione, con la presente richiedono una urgente analisi e verifica dello stato di salute del nostro territorio, a nostro parere gravemente compromesso. Allarmati per bonifiche mai eseguite, per l'alta incidenza di malattie tumorali, anemie, malattie infettive, spaventati per gli ulteriori danni che potrebbero portare tonnellate di rifiuti nella nostra zona, individuata per lo stoccaggio dal commissario di governo, ripeto è antecedente, per l'emergenza rifiuti in Campania, chiedono l'intervento delle più alte cariche dello Stato per l'analisi dell'ambiente, in grado di rassicurarci sullo stato di salute della nostra zona prima di accogliere gli sversamenti così come ordinati dal commissario di governo. Solo un'attenta analisi fatta da ispettori qualificati, delegati dalla vostra indiscutibile autorità, potrà far cessare lo stato di allarme così diffuso e disporci, non è vero, ad accogliere la trasferenza dei rifiuti di altri comuni che ci circondano. In attesa di una risposta come previsto dalla direttiva, ringraziano. Ancora una volta una richiesta sullo stato di bonifica. Io chiedo una sola cosa. Non ci facciamo prendere o strumentalizzarci da tensioni di parte. Noi dobbiamo avere e abbiamo diritto a risposte chiare, con manifesti. Dobbiamo sapere di chi le responsabilità. Io chiedo una sola cosa e penso insieme a me tutti, la bonifica punto uno e che i politici una volta tanto imparino a far politica.